Signori e signori, va ora in onda sulla Rete 1 la prima puntata del varietà Di nuovo tante scuse, regia di Romolo Siena. A questo punto dovrei cadere. Dovresti cadere, però no, visto, però meglio vediamo, di no. Vediamo, meglio. Professore, dottor Canè. Buongiorno. Bentornato. Posso uscire dal... Mi vergogno un po'. No, invece è proprio bello lei. Io la lascerei lì per il momento. Sì, vero? Se, non si tocchi il microfono, però. No, potresti rubargliela. Mi sento figlio di mamma Rai. Sono proprio entrato... Vabbè, per i 70 anni è perfetto. Allora, però abbiamo visto dottor Canè, che è Ricchi e Poveri, un gruppo che veramente ha fatto innamorare chiunque passato, presente e sicuramente anche il futuro, sempre ospiti fissi di Sandra e Raimondo. Sì, dall'anno precedente, già con tante scuse, poi la riconferma, di nuovo tante scuse, quasi 27 milioni di telespettatori a puntata. 27 milioni? 27 milioni di telespettatori. Poco più di noi, poco. Appunto. E quella che abbiamo visto è una sigla scritta da Carla Vistarini, la sorella di Mita Medici, Coriandoli su di noi, molto carina, che ha fatto storia. E questi invece sono gli abiti. Infatti, questo gli volevo dire, perché qui vedo gli abiti che, se non sbaglio, dovrebbero essere proprio di quella trasmissione. Guarda, è vero, Angela, qui mancano le braccia che fanno che sarà. Questa è proprio Angela Brambati. E questa invece è la giacca di Angelo, Angelo di Ricchi e Poveri, proprio per la prima puntata di nuovo tante scuse. Tra l'altro, la costumista Silvana Pantani vestiva Franco e Angelo uguali, come due gemelli, per quell'edizione. Perché, curiosità, loro erano fidanzati proprio quell'anno con due sorelle gemelle, Nadia e Antonella Cocconcelli. Angelo è ancora sposato con Nadia e ha avuto due figli. Tra l'altro, ieri è stato il suo compleanno. Ieri è stato il compleanno di Angelo. Guarda, sì? Sì. Compiuto gli anni, Angelo. Allora, auguri. Guardate qua. C'è qualcosa che noti di strano? Cioè, noi stiamo parlando dei Ricchi e Poveri. E non li vedo. No, infatti, che c'entra la dottor Canè? Perché questi Califano sono i Ricchi e Poveri prima di diventare Ricchi e Poveri. Franco e Angelo facevano parte dei Jet. Erano una sorta di Beach Boys. Pensate, insieme c'era anche Gianni Belleno, che poi diventerà batterista dei New Trolls. Angela invece faceva parte dei preistorici. Parliamo del 63-64. E Marina era una cantante Lolita, no? Un po' sulla stregua di Catherine Spack, che cantava Insegnami ad amare. Poi si incontrano insieme e formano i Fama Medium, dalle iniziali dei loro nomi. Franco Califano li vede in una balera, decide di diventare il loro produttore, li porta a cena, non c'avevano i soldi manco per offrire la cena, e lui li guarda e dice: voi siete poveri di tasca. Fu lui. Fu proprio Franco Califano. Siete poveri di tasca, non c'avete manco i soldi per mettere insieme un panino, ma siete ricchi di talento. Allora, vi chiamerete ricchi e poveri. Se ti dovessi dire, Daniela, e se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E se l'amore non c'è, basta una sola. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché. Se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. E vola, vola, si va, sarà perché ti amo. E vola, vola con me, e stammi più vicino. E se l'amore non c'è, ma dimmi dove siamo. Che confusione, sarà perché ti amo. Che belle. Che energia, però, allora, che energia adesso. Però guarda questa fotografia, guarda questa fotografia. Sono quattro, vedete? Lì ero tre. E qua c'è il mistero. È il mistero che di sarà perché ti svelerai. Vi svelerò. Allora, praticamente, che è successo qualche mese prima, come sappiamo, c'è stata la crisi, no? Sentimentale tra Marina e
Angela, ma loro avevano un contratto come Ricchi e Poveri, quindi la Baby Records ha detto voi dovete andare in quattro a cantare, ma loro senza Marina avevano provato da soli, quindi avevano creato una sorta di equilibrio, no? Senza Marina lei non conosceva le parole, queste sono le prove a poche ore prima della diretta, Marina addirittura ha i foglietti in mano perché non sa bene il testo, non sa bene la canzone, e poi a quel punto si mettono d'accordo per una cifra molto importante, una cifra molto, diciamo, un accordo molto economico, e Marina purtroppo esce dal gruppo e infatti stampano aspetta, non si sapeva fino a poco della stampa dei dischi, la Baby Record stampa una copertina standard neutra, dice non sappiamo se sono tre o quattro, quindi vedete c'è una doppia, vedi, una con il mese un mese dopo il grande successo del 45 giri esce il gruppo la foto del gruppo definitivo e questa è la storia di Ricchi e Poveri. Adesso sono in due certo. Però li seguiamo comunque. E continuano ad avere un sacco di successo. Ma quella nel 2020 il loro impresario, Danilo Mancuso, decide un colpo di scena bellissimo che ci ha illuso un po' tutti, che sarebbero tornati tutti e quattro. Vedete questa foto, questa maglietta, sì, forse vediamo anche le immagini. Sì, questa vediamo, maglietta vediamo. Che un po' richiama il Scooby-Doo, il cartone animato, e le canzoni ricantate in quattro. Poi il Covid ha interrotto questo sogno, purtroppo. È vero. Ha interrotto tutto. E adesso, eccolo qui, lo vediamo. Ma adesso però dobbiamo ricordare una cosa, perché fanno scatenare, non solo noi, ma fanno scatenare i giovani. Sì, sono impazziti tutti per i Ricchi e Poveri. Sui social vediamo ragazzi dai 13 ai 18 anni che ballano le nuove canzoni ovviamente dei Ricchi e Poveri. Sono stati riscoperti. Un grande fenomeno. Vero. Ma vogliamo ascoltarlo? Certo, vediamo l'ora. Sentiamo. Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Ti giri un momento, la notte è finita. Le stelle già stanno cadendo. Dammi retta, scegli adesso in pista. Gira, gira, girerà la testa. Non ti vedo. Sai che ti aspetto, ma non tutta la vita. Era via tutti che ballano, peccato che dovremmo inquadrare il cane, guarda che cosa fa la musica. Noi vogliamo pure noi. Qui dobbiamo dire veramente grande successo perché sono riusciti comunque a conquistare il ritmo, il cuore, la testa dei grandi giovani, bravi. E piccoli, grande energia. Che energia, giovani. Che energia. Sì, grazie per il suo cane, grazie veramente. Grazie, non si cambia, rimanga così anche per la prossima settimana. Sì, tra due settimane.